Questo geometra è Riccardo, l'ho chiamato così sistemiamo un po' di cruiser, tagliuzziamo, questo è Mookie, non penso sia recuperabile come cruiser, ma magari ci si può fare un soprammobile. Questo è quello che avete visto l'altra volta, si è sfibrato un pochettino qua davanti. Tondo o punta? Secondo me un po' tondino, perché siccome si è rotto parecchio, dobbiamo recuperare lunghezza, però che la lunghezza sia comunque utile. Quindi bisognerà tagliare almeno qua, adesso questa punta qui per esempio è un po' troppo ottimista, bisogna farla un po' più indietro. Vedi che è sminchiato anche più in fondo? Sì. Poi magari gli si può mettere un pochino di colla, però penso che sia meglio tagliarlo. Un po' più giù. Andare un po' più giù. Quindi volevi usare questo qua? Sì, questa punta mi sembra regola. Sì. È così. E poi qua ovviamente deve smussarsi un pochino, però alla fine le cose è meglio farle come vengono vengono, ma farle. E che figo come shape, perché chi ce l'ha uno shape così? Nessuno. Siamo una supposta. C'è uno skate, una bomba, della Carver Simmons mi sembra che si chiama. Sì, quella punta che finisce tonda. Così sembra un po' una bomba da sì, da sgancio. Sì, ecco, questo potrebbe dare un'idea per la grafica dopo. Che figo! Sembra abbastanza. Sembra una bomba! Io farei con la carta vetrata quest'angolo qua, poi l'angolo sotto fino a farlo arrotondare. Sì. Approfittiamo, facciamo subito i buchi. Per farlo ho pensato possiamo usare un riser. Prima assicuriamoci che la misura del riser sia perfetta, perché altrimenti andiamo a vederlo nei buchi posteriori, altrimenti facciamo i buchi nel posto sbagliato. Se mettiamo i track da longboard, si può scegliere anche la distanza più lunga fra i buchi per le viti, ma se mettiamo track da skate, da cruiser, sempre quella più corta. I track da longboard vanno anche su quella corta, quindi se non volete fare tanti buchi è sempre meglio stare su quella corta. Allora, adesso dobbiamo trovare il punto preciso qua, che è una rottura di palle. Possiamo usare doppia squadra con questo qua, e possiamo usare questo elemento tu. Più o meno, perché sennò diventiamo scemi, abbiamo visto che questa distanza è uguale a questa distanza qua. Poi abbiamo inserito il riser, che abbiamo visto che è abbastanza preciso, c'è un crimine in atto, e abbiamo marcato i puntini con il riser. Ora facciamo i nostri buchi e vediamo cosa succede. Morsettini sempre per evitare che si muova. Quindi com'è questo risotto speciale? In pratica, invece di fare il soffritto, il porro prima lo tagli a fette di un centimetro, lo fai bollire 10 minuti, anche 8, 6, 8 minuti, fai bollire, lo scoli, col mini pimer lo sminchi, sì, ti viene una purea e quello è il tuo soffritto. Sta prendendo forma. Speriamo che vada dritto poi, perché non lo sappiamo mica, Perfetto. Ok, andiamo a smussare questi bordi qua. E poi volendo potremmo, con la lima, ho visto che è la cosa migliore, potremmo anche fargli i wheel wells. Ah sì, che fa sempre scena. Sì. Questa macchina misteriosa non sappiamo come si dice in italiano. In spagnolo è lijadora, quindi ce la teniamo così. Divertente, eh? Gira la frittata, bravo. Non serve neanche forse che lo pinzi. Dici? No, prova un po' appoggiandoci la mano, secondo me. Perché non è che sia. Aspetta. Fermi un attimo.
Allora, vediamo qua. Voglio vedere com'è il wheelbase, perché noi l'abbiamo fatto in base a come era rovinata la tavola. Cioè, volevamo tenere un po' di nose perché serve per prenderla così quando la porti in giro, quando la lanci sotto i piedi, e serve per avere più manovrabilità. Quindi non ho deciso come doveva essere il wheelbase, ma ho cercato il wheelbase più lungo possibile. Adesso vediamo, che se non spaventiamo i vicini, che questo wheelbase qua è in realtà, rispetto a un penny, leggermente più lungo, e quindi abbiamo un giro leggermente inferiore a quello di un penny con un wheelbase leggermente più lungo, però qua possiamo montare un track molto più largo, perché il problema principale dell'instabilità del penny non è tanto il wheelbase corto, che certo non aiuta, ma il fatto che i track sono troppo stretti. Qua potremmo mettere dei track normali da skate, quindi anche da 5,5. Da 5,5 suggerisce Riccardo, mi sembra figo, anche perché è pieno bambù, quindi tavola molto leggera. Adesso abbiamo tolto per forza un pezzo, la bomba. Questa è la... Qua la tavola si restringe molto, quindi è abbastanza prova di wheelbase, ma qui è molto più larga, quindi andiamo a fare almeno questi solchi. Non sarà la stessa cosa di qua, sarà comunque più larga questa parte, però cerchiamo di metterlo. Lo facciamo completamente a istinto. Vediamo qua che morde sempre all'altezza del bullone più interno e un po' più in là, e quindi facciamo la stessa cosa qui. Andiamo a scavare qui, facciamo un wheelbase qui, più o meno. Se poi si mettono dei riser inclinati, attenzione che morde ancora più indietro, quindi è meglio stare abbondanti. Usiamo questa lama della morte, così va a rompere un po' di più e poi definiamo meglio. Dopo con un pennellino spennelli e togli queste rodette. Come lavora, eh? La bomba è nera, con la bocca, i denti arrabbiati, potrebbe essere. Tipo qua, si vede anche. Anche se è da vedere, perché se il bambù viene bello pulito, mi piace anche il bambù. Molto bello. Qua, figata, la soddisfazione. Questo tipo di video di internet, video soddisfazione. Sì. Vorrei fare una cosa così, più commerciale. Questa è molto soddisfazione. Big satisfaction. Anche così è figo, eh? Figo. Lo lascio così. Eh sì. Davvero, forse lo posso lasciare, che dici? Beh, questi falli tutti. No, però dico, questa parte qua è bellina. Potrebbe essere il mare, disegni un pesce, qui c'è il sole, oppure just la two color. Vabbè, da queste linee qua io comincio a vedere che non sono esattamente identici, quindi cerco di tagliare il tanto che queste linee hanno la stessa armonia di curva. Attento a non dirlo a un russo. Perché? Perché si arrabbia. Un russo si arrabbia? Sì, dici curva. Ah! Cosa facendo? Sto togliendo il colore. Perché? Perché somigliava a un petolotto. Perché? Uno stronzo, un... Ok, ho capito bene. Un pezzo di cacca. Era marrone. Lo skate della Globe. Globe no more. Adesso lo skate della Ricky. Non sono precisissimi, però funzionano. Questi sono degli stop da mettere sotto una tavola che si chiama balance board per allenarsi a casa sopra di un rullo. Appoggi queste e ti alleni
per imparare un po', per abituarsi un po' all'equilibrio, e questi evitano che decolli se perdi l'equilibrio, ma si stoppano sul forse è meglio fare uno scalino più alto, 2-2, così sei sicuro. Non si tratta di questa tavola, ma... No, una roba che non c'è qua. Una tavola che è a casa. Un tocco di legno. Adesso andiamo a tagliare questo tubo. Gentilmente offerto dall'aiutamento. Non si sa, non si sanno le origini di questo tubo. Un ignoto. Un iscritto tanto tempo fa mi ha detto: ma da questi numeri qua che sono qui si vede che è tipo un tubo di fognatura o di acque scure. Non so come è arrivato nelle mie mani. Si però può fare in tanti modi. Lo abbiamo, si può anche fare un po' di musica australiana. Un tubo. Allora, non è fatto per fare questi lavori qua, però ci si prova. Io in realtà il mio l'avevo tagliato con una sega normale a mano e non è tanta fatica, quindi potete anche andare su senza tecnologia, però vediamo come se la cava il nostro Riccardo. Personalizzata di Omar, che usiamo solo come balance board perché è una delle sue prime tavole, quindi fatta di pioppo, non è molto robusta, però come balance board va da Dio. Questo è abbastanza piccolo, è più facile, più diventa grosso diventa difficile. Quindi iniziate pure da un tubo piccolo. È sempre importante, se non avete gli stop, che sono quelli che sta costruendo adesso Ricky per la sua tavola, che il tubo sia abbastanza largo, così possiamo vederlo, perché se è più corto della tavola c'è il rischio che non lo vediate, magari quando il tubo si trova qua non avete più modo di bilanciare e vi schizza via. Invece grazie a questi stop che Ricky metterà nella sua, non schizzerà più via, quindi è un po' più safe, più sicuro. Vuoi provarla? Dai. Guarda. Vediamo se riesco a distruggere. Puoi agganciarti tipo al tavolo magari. Guarda che dovrei riuscire a balanzare. L'hai mai fatto? No. È più difficile di quello che sembra. Non si rompe? No, non si rompe, però non ti rompere tu, non schizzare via. Quello che succede è che la prima volta ti sembra impossibile, poi già domani è tutta un'altra storia. Non morire, per favore. No. È molto flessibile questa tavola. Sì, un po' flessibile. E l'ideale è allenarsi appoggiato agli stipiti di due porte, non qua che c'ho questo gradino, quindi non fa. Profilo, una roba del genere. Finché non prendi confidenza. Finché non prendi confidenza. Eh sì. Vabbè. Allora, qui abbiamo fatto la nostra... Come l'hai chiamata tu questa? La bomba. La bomba. Potremmo chiamarla Enola Gay. Ci scriviamo qua sotto, Enola Gay. Forse preferisci Fat Boy. Fat Boy. Il nome delle due bombe atomiche che sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Mi dà un po' di cattive vibrazioni. Sì. Track eccetera li metteremo più avanti. Noi abbiamo lavorato, mangiato bene. Mangiato di bruttissimo. E siamo tornati qua. Sfunzo che non più sfunzo non si può, ma... Mi sa che per oggi abbiamo dato abbastanza, no? Facciamo vedere la tua creazione, cavolo. La mia creazione è una creazione reggae, perché invece di mettere abbiamo tolto. Una creazione in togliere. Ecco qua, adesso la porta, che era marrone, è diventata legno. Qui non è finito, bisognerà metterci... Ci sarà qualcosa. O una grafica o nulla, ma comunque proteggere, sempre proteggere con... vernice trasparente. Idrorepellente praticamente.
Ecco qua, posto, non abbiamo fatto. Abbiamo mangiato, bene, ben bevuto. Cos'è stato? Tu hai provato degli attrezzi nuovi oggi? Oh sì, ho provato il seghetto alternativo, che è per gli hipster, usano questo seghetto. Infatti viene anche con una barba e un baffo. Stacchi per sicurezza? Sì, avevi un po' staccato. Sì, sì, era già a posto. E sì, sempre attenzione, siamo dei modelli di ruolo fantastici, come vedete, indossiamo guanti, occhiali, casco. Bisogna dire che abbiamo fatto delle cose molto semplici. Cioè, la prima volta che le fate, l'ho fatto terza volta forse. Però molto semplici, in realtà non è che ci fosse davvero pericolo, però... per i più piccoli, se non sapete di che cosa si tratta, occhiali, perché la segatura ti può andare negli occhi. Quando state scartavetrando una vernice per togliere la grafica al vostro skate, potrebbe essere tossica, quindi non solo occhiali ma anche mascherina. Noi ormai siamo vecchi, cioè non ci resta molto da vivere, quindi sopra i 60 anni non potete tagliare niente maschera. Invece fantastica questa, cos'è, una smerigliatrice, no? Cavolo. Una... Levigatrice. Levigatrice, bravo. È levigatrice. Un aiuto a scartavetrare. Invece di olio di gomito oggi usiamo la macchinetta qua. La levigatrice per togliere il colore, in questo caso abbiamo tolto anche il grip da questa tavola. Ah sì, volevo dirvi, perché molti ne hanno discusso anche sul gruppo, come togliere il grip a sabbiolina. Io non ho mai voluto troppo togliere il grip a sabbiolina perché ho pensato, mi distruggo tutto il foglio di carta vetrata, è un casino. Oggi provandoci ho notato che in realtà non serve la carta vetrata, ma basta anche un foglio molto molto consumato, basta metterci molta molta pressione e siccome c'è già la sabbiolina che fa spessore, che è abrasiva, si toglie da sola la sabbiolina. Quindi usate la carta vetrata più consumata che avete, che però sia grosso il foglio, che non vi sparisca, quindi sotto una spugnetta o qualcosa. Se con qualcosa di vecchio riuscite a toglierla completamente, l'abbiamo tolta. Ora qua, siccome ci metto il grip tape, non sto a togliere la vernice, qua bisogna decidere se levarla, usare questo blu che è interessante. Ok, questo è tutto ragazzi, dalla pigrizia vi salutiamo, ogni tanto facciamo qualcosa, ogni tanto non ci abbiamo voglia, perché adesso bisogna mettere tutto in ordine. E quello è il tuo soffritto. Figa. Per bollire, lo scoli, col mini primer, lo sminchi, ti viene una purea e quello è il tuo soffritto. Il tuo soffritto.